È in fase di accordo la richiesta avanzata dalla ditta TRS di Caorso, che si occupa di rifiuti speciali e non speciali, di ampliare i codici dei rifiuti accolti e anche di aumentare lo stoccaggio istantaneo. Sebbene sia decaduta la possibilità di un'espansione dell'area nei terreni esterni, l'aumento dell'attività preoccupa la cittadinanza per le conseguenze sul traffico, che insisterà sulla strada provinciale andandosi a sommare a quello legato al polo logistico in via di realizzazione alla rotta, e per il nodo che riguarda la sicurezza, visto che nel 2018 si è verificato un grande incendio. È stata fatta la seconda conferenza dei servizi dedicata alla revisione dell'autorizzazione ambientale attualmente in vigore per TRS. TRS è un impianto che raccoglie e stocca rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per un quantitativo annuo massimo di 160.000 tonnellate. Allora, l'azienda aveva presentato un primo progetto nel 2020, dopo un contenzioso amministrativo con il comune. Si sta studiando attraverso la conferenza dei servizi tra Comune e TRS una revisione di questo progetto in modo da poter consentire all'azienda di ristrutturare senza ottenere varianti urbanistiche che amplino il suo terreno, d'accordo, di attività. L'azienda chiede anche di introdurre nuovi codici di rifiuti da poter appunto raccogliere e stoccare, di poter triturare più rifiuti giornalmente e di poter stoccare più rifiuti con stoccaggio istantaneo. La proposta si dice, la proposta del 22, la rivista, si dice che il traffico passerà dai 45 automezzi pesanti giornalieri in entrata e in uscita a 57 e dai 38 automezzi leggeri per dipendenti e visitatori a 50. Nonostante il sindaco abbia affermato che la competenza non spetti all'amministrazione, la richiesta in consiglio comunale è quella della massima attenzione e controllo. Quello che ci preoccupa è l'impatto ambientale. Un ampliamento dell'attività produttiva significa un ampliamento del traffico.